Mi trovo in compagnia del sindaco Marco Galdi, Cava dei Tirreni, per la presentazione della nuova giunta comunale. Sindaco Galdi, ce ne parli. Abbiamo finalmente trovato, dopo una quindicina di giorni di incontri, di cambiamenti di fronte, una sintesi politica che ha visto 16 voti in Consiglio Comunale concretizzarsi. Architetto Carmine Salsano e l'avvocato Marcello Murolo, che già in questi ultimi giorni sono stati impegnati in una mini giunta tecnica, c'è la mia presenza, quindi la conferma della mia persona a rivestire la carica di assessore alle politiche sociali, rapporti con il mondo associativo, famiglia, lavoro, deleghe che già detenevo. Inoltre ha ritenuto opportuno integrare queste deleghe con la responsabilità anche della pubblica istruzione e dei trasporti, due settori sicuramente molto importanti e impegnativi da gestire soprattutto in questa fase, in questo periodo. E poi c'è il nuovo, diciamo, la new entry, la signora Tania, che è espressione del gruppo politico dei Fratelli d'Italia, che momentaneamente rappresenta, insomma, il gruppo dei Fratelli d'Italia. Dopo il bilancio comunale, dopo il bilancio previsionale, chiedo scusa, che sarà adottato a fine mese, il sindaco ovviamente amplierà la compagine di governo della città con i riferimenti che saranno proposti, ovviamente augurando anche un assetto maggiore e migliore della maggioranza consiliare. Sono in compagnia dell'assessore Vincenzo Lamberti, quest'oggi presentazione nuova giunta comunale, ce ne parli. Allora, questa mattina il sindaco finalmente, dopo questa crisi che è durata questa volta più del dovuto, ha varato insomma la nuova giunta. Per il momento è una formazione ridotta, siamo quattro assessori, a parte i due tecnici, l'architetto Carmine Salsano e l'avvocato Marcello Murolo, che già in questi ultimi giorni sono stati impegnati in una mini giunta tecnica. C'è la mia presenza, quindi la conferma della mia persona a rivestire la carica di assessore alle politiche sociali, rapporti con il mondo associativo, famiglia, lavoro, deleghe che già detenevo. Inoltre ha ritenuto opportuno integrare queste deleghe con la responsabilità anche della pubblica istruzione e dei trasporti, due settori sicuramente molto importanti e impegnativi da gestire soprattutto in questa fase, in questo periodo. E poi c'è il nuovo, diciamo, la new entry, la signora Tania, che è espressione del gruppo politico dei Fratelli d'Italia, che momentaneamente rappresenta, insomma, il gruppo dei Fratelli d'Italia. Dopo il bilancio comunale, dopo il bilancio previsionale, chiedo scusa, che sarà adottato a fine mese, il sindaco ovviamente amplierà la compagine di governo della città con i riferimenti che saranno proposti, ovviamente augurando anche un assetto maggiore e migliore della maggioranza consiliare. Cava dei Tirreni può aspirare a maggiore stabilità con questa nuova giunta, secondo lei? Me lo auguro vivamente, sinceramente. Spesso e volentieri viene tirato in ballo l'attività della giunta. Io devo dire, fin dal 2010, da quando sono parte della giunta, gli assessori hanno sempre fatto il loro dovere. Certo, c'è sempre bisogno di migliorare, c'è sempre bisogno di essere ancora più impegnati per il bene della nostra città, e come, seguendo un mio motto ideale, si può fare, si può dare sempre meglio e di più. Però che periodicamente viene sollevata la problematica della giunta perché c'è qualche consigliere che scalpita, eccetera, eccetera, pensiamo al bene della città. Mi trovo in compagnia dell'assessore Salsano, oggi presentazione nuova giunta, ce ne parli. Beh, io non è che mi sono emozionato molto, forse l'emozione maggiore è per aver assunto la carica di vice sindaco, che mi dà di maggiore responsabilità. Non mi sono emozionato molto perché diciamo, già sono stato assessore diverse volte, la prima nel 1991, ma sono sempre stato assessore col centro-destra, mai col centro-sinistra. Gli amici miei o io sono stato sempre all'opposizione col centro-sinistra. Questa è stata la dimostrazione di coerenza per me, e credo ritrovarmi qui anche un'attestazione di grande fiducia da parte del sindaco, che ci consente in qualche modo con serenità di guardare in avanti rispetto
ai problemi da affrontare. Vedo insomma anche una giunta abbastanza, come dire, significativa e rappresentativa della nostra società cavese, una giunta ovviamente che può arricchirsi sempre di nuovi contributi, che può lavorare solo e esclusivamente nell'interesse di Cava.